questa è una figura professionale sostanzialmente, nata qualche anno fa dall'esigenza di creare proprio un professionista esperto del macro gruppo delle discipline analogiche. Le discipline analogiche che sono praticamente un complesso di conoscenze create da Stefano Benemeglio nel corso di 50 anni di studio. L'esperto appunto nella formazione integrale, si è formato nella formazione integrale in discipline analogiche, appunto l'analogista, quindi l'esperto massimo delle discipline analogiche. Può applicarle in vari contesti, può applicarle nel singolo per portare la persona a vivere, diciamo, una vita più piena, un benessere più completo, può portarle anche nelle aule per mettere a conoscenza anche gli altri di questo complesso di discipline. È una figura che negli anni abbiamo anche cercato di rendere il più istituzionale possibile, giustamente, quindi una figura regolamentata oramai dalla norma proprietaria di Stefano Benemeglio, che attesta sia appunto la proprietà intellettuale di queste conoscenze, sia il fatto che c'è una norma di riferimento professionale, quindi la persona si forma sulla base di una norma predefinita, quindi noi sappiamo che l'analogista ha quelle determinate conoscenze. Poi è anche regolamentato da una legge, la legge 4/2013, che sostanzialmente disciplina tutte quelle professioni che non sono regolamentate in ordine ai collegi, tra cui anche l'analogista rientra come figura professionale del benessere olistico. Sì, è proprio su questo versante del benessere olistico che è necessario parlarne un attimino, in quanto praticamente noi riteniamo che il disturbo, la malattia, il problema non è altro che la punta dell'iceberg di un disagio interiore, in sostanza, chiamato turbamento. E allora per noi, e quindi per il mondo olistico, vale l'assioma: se non risolverò il problema finirò per ammalarmi, in sostanza. Ed è fondamentale questo aspetto, perché sta a indicare che praticamente è corpo sano e mente sana. Altrimenti il problema scaturisce. A questo punto però, giustamente, qualche nostro amico che ci ascolta può dire: ma insomma, voi formate persone, non solo medici e psicologi, che possono attuare le vostre discipline, applicarle per quanto riguarda tutta la formazione che loro hanno specifica nel campo allopatico, proprio voglio dire, ossia quello del curare il sintomo direttamente. Noi invece ci occupiamo delle cause, e quindi praticamente olistiche, del problema, in sostanza, quindi un approccio più antologico, cioè vale a dire felice, l'assioma è questo su cui ci basiamo: felice è chi persegue i propri sogni in libertà e in pace con la propria coscienza. Sono principi fondamentali questi, non negoziabili, ossia quello di perseguire la felicità, quella di perseguirla in libertà, ossia attraverso un potere decisionale di scelta e di conquista. Questa è la libertà, pertanto parliamo in pieno libero arbitrio, in sostanza. E poi c'è un terzo elemento fondamentale da tenere in considerazione: in pace con la nostra coscienza. Quindi perseguire i nostri sogni, i nostri obiettivi in libertà e in pace con la nostra coscienza. E allora qui si apre un altro argomento interessantissimo, perché sai, perseguire i nostri sogni è facile individuarlo, che cosa vuol dire per tutti quanti noi. Che ci si riesca o meno, sappiamo che i nostri obiettivi, i nostri progetti, i nostri desideri sono parte integrante di noi stessi. Anche il concetto di libertà è abbastanza culturizzato in tutti quanti noi, anche se preciso, essere liberi vuol dire poter prendere decisioni e praticamente perseguire obiettivi in piena libertà decisionale. Quindi questo è il punto, perché non sempre ci troviamo nella situazione di poter decidere, ci sono delle altre difficoltà, ma poi quando entriamo nel problema della coscienza tutti rimangono basiti su questo terzo punto fondamentale, perché già porsi il problema della coscienza non è facile. Vai in libreria, cerchi di trovare testi di pubblicazione relativi alla coscienza
entri in una situazione tale di labirinto, proprio come Luna Park, insomma, che entri nel percorso degli specchi, che alla fine non riesci più a trovare la strada di uscita, in sostanza, e perdi il motivo per il quale hai cercato di approfondire la tua coscienza. E allora vogliamo dire due parole fondamentali. La coscienza è la consapevolezza del nostro sé, del nostro essere, ma in che termini? In termini di credenze, in termini di principi sacri, fondamentali, ossia in termini di paradigmi, di valutazione della nostra vita. Ossia, noi ci compariamo con questi principi fondamentali che fanno parte della nostra vita. Questi principi sono quelli etici, in sostanza, si chiama codice etico, ossia l'educazione genitoriale, l'educazione sociale, ecco, è tutto, è anche religiosa, intendiamoci, c'è anche questa parte spirituale, trascendentale, che entra in gioco e in un modo anche sostenibile sul problema della coscienza. Questo è molto importante, quindi praticamente potremmo trovarci spesso nella nostra vita, dico non raramente, ma spesso, a entrare in collisione praticamente con i principi etici della nostra vita. E quindi dobbiamo necessariamente, per poter non soffrire e appagare le nostre esigenze, fare qualche piccola trasgressione, se non grande trasgressione, ai principi etici. Quindi impostiamo un codice personale, come a dire, per poter sopravvivere. Anzi, la frase Napoli ci tiene sovrano su questo versante: tengo famiglia, in sostanza. Come a dire, ma perché spacci? Perché tengo famiglia, in sostanza. Sta a significare: io faccio una trasgressione etica perché spaccio, ma c'è la motivazione sostenibile perché lo faccio, e diventa più sacra la motivazione, è la famiglia, in sostanza. Per sopravvivere devo fare questo, e spaccio. Quindi anteponi un codice personale a un codice etico, pensando, credendo, sottolineo credere, credendo che quel codice personale ha una motivazione sostenibilissima, che ti dà la giustificazione allo strappo etico istituzionale, ossia quello di spacciare, in sostanza. E così nella vita di tutti i giorni noi abbiamo costantemente situazioni di pressing in cui ci troviamo a dover prendere delle decisioni che spesso possono essere trasgressive secondo il nostro codice etico e non istituzionali. Oppure scegliamo di prendere posizioni istituzionali che però ci portano al sacrificio. Quindi se non hai una motivazione sostenibile per sacrificare la tua vita, vedi mia zia suora, che fino a 83 anni, suora di clausura, ha sacrificato tutta la sua vita, ma aveva la motivazione sostenibile. Lo facevo in funzione dell'amore che io vivo per il Signore. E infatti su questo versante non ha avuto mai nessuna nevrosi, in sostanza, pur avendo sacrificato tutta se stessa praticamente per questo fine, per questo obiettivo. Però se decade la motivazione sostenibile, tipo la monaca di Monza, insomma, per farti un'idea, che succede poi dopo? Che o ti trovi in prigione in quella situazione in cui ti trovi, oppure praticamente scappi, fuggi, e insomma cerchi una terza via, un compromesso. Spesso si entra in contraddizione con noi, si entra in crisi, anzi in una crisi di identità, per essere preciso, che la crisi di identità va a colpire la crisi dell'essere, io non sono ok, oppure si entra in una crisi praticamente trascendentale, ancora più forte, metafisica, che sarebbe quella esistenzialistica, crisi esistenziale, o crisi di identità o crisi esistenziale dovuto appunto dal fatto che decade la motivazione sostenibile. Quindi nasce il problema di coscienza, perché decade la motivazione sostenibile, e da quel punto vai in tilt, e questo tilt ti porta a istituire un sintomo, una malattia. E sapete per quale motivo? Perché praticamente tu devi rimuovere la causa del tuo problema, in quanto non credi più a quella cosa, ma il meccanismo di spesa ti impedisce di sostituirla con altra cosa, rimani in posizione ortostatica, di rigore, e per cui hai bisogno di un antidoto, e l'antidoto, ossia il cestino di scarico, è il sintomo e sono le malattie. Ecco perché esiste alla fine
il problema di coscienza e devo dire, a noi interessa, noi analogisti, interessa proprio il problema di coscienza. Ne facciamo un punto fondamentale perché la causa di qualsiasi sintomo, di qualsiasi malattia, se essa ansia, angoscia, paura, panico, depressione, somatizzazione, ma anche malattia somatica oppure addirittura organica, al quale fase acuta, cronica o terminale, compreso il cancro e il tumore, ti prendi perché si riduce l'aspetto immunitario in quanto tu hai un problema da risolvere e non l'hai risolto e quindi hai dei rammarichi e dei dispiaceri. Ecco, ciò che lega il tutto è il rammarico, il dispiacere che ti porta al problema di coscienza perché perdi la motivazione sostenibile. Hai fatto una litigata enorme con la tua famiglia, non sono venuti al tuo matrimonio perché tu hai scelto questo ragazzo o hai scelto questa ragazza che poi si sono manifestati dopo 2 o 3 anni con 3 figli, 8 o 5 anni, separazione completa, fallimento. Ecco, e a quel punto tu è venuta a mancare la motivazione sostenibile quando in famiglia, codice etico, ne sono successe lacrime e sangue e sostanza per queste tue decisioni. Cioè hai fatto soffrire le persone care e magari una persona cara è morta di dolore a seguito delle tue decisioni prese. Insomma, sono tutti aspetti che fanno nascere quanto il problema di coscienza è fondamentale nella formazione dei problemi dell'uomo, dei sintomi, delle malattie e anche dei disagi di vita quotidiana. Attenzione, non dobbiamo solo limitarci all'aspetto patologico clinico, se vogliamo, sotto un'ottica come posso dire, olistica, e quindi non facciamo nessuna concorrenza, anche se io sono psicologo, non facciamo nessuna concorrenza né a medici né a psicologi. Ecco perché in realtà il nostro compito è quello di fare in modo che la persona possa di nuovo credere a se stessa, ecco, abbattere il problema di aberrazione del conflitto con te stessi, con noi stessi, che nasce in funzione di aver preso delle decisioni che si sono rivelate in futuro praticamente fallimentari, avendo fatto soffrire persone care che ci avevano avvertito che andavamo incontro al fallimento completo e noi non le abbiamo ascoltate queste persone perché pensavamo di avere quell'amore, quella motivazione sostenibile che ci dava giustificazione al fatto della trasgressione. Dopodiché poi abbiamo visto che rimaniamo con un pugno di mosche in mano. Un po' è la vita stessa che porta all'usura della vita, in questo senso emotivo, emozionale, sulle motivazioni sostenibili. Altre volte però siamo pure noi che ci infatuiamo in un modo, diciamo così, esasperato e poi ci rendiamo conto che a conti fatti, quando la logica prende di nuovo il sopravvento per una luna calante emozionale, ci rendiamo conto che abbiamo fatto una cazzata in sostanza e a questo punto nasce il rammarico, il dispiacere verso noi stessi o verso gli altri e le conseguenze sono prorompenti, signori, che vanno a colpire l'infelicità della vita, vanno a colpire praticamente le malattie e i disturbi delle emotività del comportamento, flagello della vita umana delle persone, quale ansia, insicurezze, timidezze, paure di diversa natura, dipendenze, condizionamenti e dolore di solitudine molto forte. Ecco perché l'analogista è colui appunto che ha conoscenza dei sistemi di comunicazione emotiva, perché siamo esperti di comunicazione noi, sappiamo interagire con la parte profonda della persona, con il nostro chiamato inconscio, il quale come un grillo parlante ci racconta la nostra vita e ci dice quali sono stati le pieghe, i turbamenti della nostra vita a essere stata causa del nostro dolore. E noi, ossia l'analogista, è colui che insegna di nuovo la felicità alle persone, quella felicità che hanno perso, perché in sostanza è termino. Ciò che hanno perso è il sentimento d'amore. A seguito di tutte queste cose che abbiamo raccontato, non si amano più, non amano più le cose, non hanno più desiderio d'amore per le cose che desiderano e passano a trasformare il sentimento d'amore in risentimento d'amore. E quindi i problemi diventano poi
assolutamente di non facile, se non impossibile, soluzione. Auguri a tutti gli analogisti del mondo. Grazie e arrivederci.